tutti e ben ritrovati. Giovedì 24 ottobre, sono 12:31 minuti in questo istante. Una nuova puntata di Good Morning Milano. Da quest'oggi riusciamo anche a contare. Ho fatto un lavoro niente male di archivio insieme alle mie ragazze della redazione. 427esima puntata di Good Morning Milano. Ci avviciniamo verso le 500. Beh, insomma, ce ne manca ancora tanto. Però festeggeremo prima o poi anche i 500 insieme. Ma quest'oggi, insomma, 427 puntate che intervisto gente, della prima volta che mi arriva un biglietto da visita con scritto intervistasi. Perché parliamo di questo cartello, che lo vedete, no? Il classico cartello compasi, vendesi, affittasi e compagnia bella, perché siamo qui in compagnia del signor Cartellomania, possiamo chiamarlo così. Grazie. Carlo Cecchero, buongiorno Carlo. Buongiorno Fabio. Benvenuto, grazie per essere qui. In tua compagnia Marco Mura, buongiorno Marco Mura. Buongiorno Fabio. Artupia, grazie mille di essere qui, perché quest'oggi appunto parliamo sì di Carlo, parliamo della tua arte, che è davvero un'arte che a Milano conosciamo in molti, magari senza sapere che dietro poi tutto questo c'è questo bello metto qui, sì. E insomma sono ben contento finalmente anche di vedere chi c'è dietro questa bellissima iniziativa che da anni porti avanti. E poi parliamo anche di arte più in larga scala, perché insomma Artupia invece non si ferma, non ha confini. Esatto, esatto. Allora Carlo, Cartellomania, ormai la tua vita è a tutti gli effetti, sì. Da quanti anni, come nasce, come la definiresti? So che è brutto chiedere a un artista di autodefinirsi, però... Ma, mio personalissimo parere, penso di far parte della, a torto ragione, non lo so, giudicheranno gli altri, della poesia visiva, della visual poetry e anche della street art, mm-hmm. perché ho fatto Cartellomania on the road, sulla strada. È nata nel 2008, agli inizi del 2008, o meglio, per essere più precisi, alla fine ottobre-novembre 2007, con il mio primo lavoro, Vendesi, il mio voto elettorale, il mio voto di preferenza elettorale, per poi era proprio rappresentato da un quadro, un 100x70, un Vendesi giallo e nero in cui avevo ero entrato come collage e scritte a scrivere che vendevo il mio voto di preferenza elettorale, astenersi per di tempo, eccetera, eccetera. Il tempo di riuscire a far a rendere pubblico questa opera che ho creato nel primo mese di gennaio del 2008, la prima come è stata definita decontestualizzazione del vendesi, affittaci, cercasi, tre okay. classici, che è stato in realtà è stato, non è come magari alcuni pensano il truffasi, rivolgersi al telefono, ma un assolvesi, che era anche abbinato a una vignetta di un mio amico Bruno Acerno, che saluto, assolversi conflitto di interessi tra magistratura e prelati. Ecco, di lì in avanti è continuato questo stilema, giusto si può dire, no? Di trasmutazione delle parole, perché letteralmente una chiamava l'altra. Infatti ne vedete giù di totale, possiamo vedere appunto ci sono una piccola parte, un bel po' di parole, una piccolissima parte. Hai fatto un conto di quante parole hai fatto in circa? Allora, occhio e croce sulle 600. 600 parole che nascono un po' dal vissuto, però, no? Esatto. Siamo prima poi non diciamo. Ti capita magari di leggere o di sentire qualcosa che magari capita anche a me di leggere o sentire, a me entra da una parte e c'è dall'altra, invece tu la filtri e ne esce la trasformo in primis in un, ecco, prendo per esempio un prendi questo che poi infatti ecco, questo è una delle ultime provocazioni, no? Dammi che lo faccio vedere a casa. Domanda, sì. Che abbiamo in versione, diciamo, big e poi c'è la small, che diciamo un po' più piccola. Per... Okay. Ecco, domandasi ovviamente quando ipoteticamente viene il mio cliente, viene nella mia agenzia Cartellomania, l'agenzia dell'utopia, allora mi chiede che cosa vuoi, gli dico che cosa desideri, in quale colore, voglio un domandasi arancione. E praticamente lo compilerà il fruitore, quello che riceverà bianco e pulito il domandasi. Ed eccoli qua un po' di domandasi che sono usciti proprio qualche settimana fa a Milano, in un luogo però molto importante per te, che è il Ponte degli Artisti. Il Ponte degli Artisti, l'amatissimo, caro vecchio Ponte Verde. E qui che entra in campo anche
a Tupia, perché vi siete conosciuti e appunto grazie a questa installazione di Carlo avete deciso di supportare la sua opera, giusto? Esatto, esatto. Carlo ci ha raccontato la sua idea, abbiamo pensato che fosse un'idea molto interessante e l'abbiamo invitato a provarci, quindi lui è andato una notte, ha deciso di attaccare tutti questi cartelli e creare la sua prima installazione per dar voce a un'esigenza del quartiere. Quindi a noi è piaciuta molto come idea, perché è l'arte che si muove e dà voce appunto alle esigenze della comunità. A Tupia Cla è il suo core business proprio dare voce agli artisti, esatto, giusto? Cosa fa per aiutare gli artisti a Tupia? Noi aiutiamo gli artisti a estendere il loro mercato oltre il territorio nazionale, perché siamo attivi su 28 nazioni. Inoltre consentiamo agli artisti di vendere le loro opere, ma anche di realizzare dei live painting, quindi delle esibizioni dal vivo e anche delle esposizioni di opere d'arte contemporanea. Trattiamo prevalentemente artisti emergenti, però utilizziamo le ultime tecnologie per dar loro più possibilità di raggiungere un vasto pubblico. Infatti, grazie a questo innovativo sistema di visibilità, abbiamo ricevuto collaborazioni anche con importanti aziende come Disney, come Boom, come la Bocconi, anche Apple ci supporta per dar voce appunto agli artisti contemporanei. Complimenti, sono riusciti a convincere anche Apple che fatto il lavoro. Assolutamente posso sì. Posso dirlo? Sì, che si sa, sono quelli difficili. La nostra applicazione è spesso tra le eccellenze italiane nell'Apple Store, nell'App Store, quindi siamo molto orgogliosi. Complimenti davvero. E appunto in questo caso appunto avete state supportando anche certo. L'opera di Carlo. Faremo presto, sì. Scusa se ti interrompo, ma faremo presto anche un articolo per raccontare un po' come è nata l'idea e dare più informazioni su quella che è l'obiettivo dell'installazione. È stata un'altra come a Tupia, appunto, perché non è solo un e-commerce, non è solo un luogo dove appunto semplicemente vendere le proprie opere, ma è dove appunto farsi conoscere, dove creare poi appunto nelle sinergie, delle consapevolezze degli artisti, anche appunto magari tanti artisti hanno paura, non sanno come muoversi. Sapete come fare. Su Artupia possono caricare gratuitamente le loro opere e riuscire ad avere anche un mercato di test, di prova, per capire quali sono le loro valutazioni e vedere anche crescere appunto le loro quotazioni. Carlo, domandasi. Tutti domandasi sul Ponte degli Artisti, sì. Come è nata l'idea appunto e che cosa vuoi, qual è il tuo obiettivo? Perché in realtà una cosa interessante di Carlo è che sembrano parole al vento, ma non sono per niente parole al vento, anzi carta canta, c'è quasi sempre poi un obiettivo dietro quello che fai. In questo caso era quello di sensibilizzare chi di dovere a dare una risposta in merito allo storico vecchio Ponte Verde di Porta Genova, detto appunto Ponte degli Artisti. Prima era stato soprannominato anche Ponte di Danà, dipende dal momento in cui, però dal 2013 c'è stata anche l'associazione di cui ero consigliere, Ponte degli Artisti. Allora mi sono detto: Carlo, sei un po' troppo, ultimamente sei, hai pensato altre cose, sei un po' troppo seduto. Siedesi troppo, affissione abusiva. Allora ho voluto dire: diamo una scossa. Al momento sono quasi più di 3 anni che il ponte è chiuso. Col domandasi, diciamo, penso di essere stato abbastanza chiaro, facendolo poi anche scrivere alle persone. Infatti, interpretando, la cosa bella, appunto, esatto, è che tu lo metti vuoto. Sì, sono stati messi alcuni vuoti, poi la gente passa e vediamo un po' cosa, c'è un'immagine dove si vede qualcuno che appunto ha scritto poi le proprie domande, le proprie riflessioni. Esatto. C'è qualcuno che ti ha colpito? Qualcuno che ti ha... Hanno alternato le frasi serie a qualcosa di spiritoso e di parole in libertà, quindi mi ricollego anche lì sono degli involontari visual poetry anche loro, no? Che cosa possiamo, se mi permetti Fabio, sì, ho qualche futura domanda, sì, che però comunque ricalcano sempre, ecco, abbiamo un domandasi diretto, open the bridge, ecco, altro che domandasi, rivolgersi proprio... sul ponte, rivolgersi, ecco, on the bridge, allora domandasi, si vede, sì, ok, sì, così allora domandasi, open the bridge, poi cosa abbiamo qua? Ristrutturazione. Questo mi sembra quello più classico, ma più giusto forse per il tema. Domandasi, ristrutturazione.
facciamo anche chiedersi ristrutturazione. Io ho detto domanda sì è lecito, risponde sì è cortesia. Allora facciamo qualcuno un pochino più polemico, facciamo, vediamo. Consigli, dove siete? Un invito ai consigli del municipio. In zona ci sei o non ci sei? Ecco. Il buon Sergio Miazzi, so che ci sta seguendo. Ecco, questo bene, Sergio perfetto. È per te, so che avrai le risposte da dare perché sicuramente sì. Siete sempre molto attenti, quindi ecco. Stanno chiedendo, so che magari alcune risposte non ci state date, ma insomma ma bisogna ogni tanto ripetere. È sempre buono ripetere nel caso. Così. Chi può desiderare che il ponte sia chiuso? Ah, vedi? Ecco, vediamo. Perché secondo te c'è qualcuno che vorrebbe che il ponte rimanga chiuso? No. Me lo domando. No, e infatti tu sei è così bello. Rispondesi. Io sono rispondesi. Ecco, vediamo un po' perché è ancora chiuso. Intanto, Marco, mentre lui ponte, trova altre domande, sì. No, trova sì. Le facciamo vedere. Sì. Che cosa vi ha colpito dell'arte di Carlo? L'arte di Carlo. Che sicuramente è un po' diversa dalle solite che trattate, certo, giusto? Indubbiamente originalissima. Ci ha colpito la capacità di sintesi. Questa è rivolta ai miei colleghi. Esatto. Dove sono divini? Parlate. Quindi ci ha colpito la capacità di sintesi perché i suoi cartelli non danno molto spazio per le parole, ma lasciano diciamo spazio alla sintesi. È proprio un elemento fondamentale delle sue opere. Infatti ogni cartellino riesce ad aprire un grande significato, un grande contenitore di significato in un piccolo spazio. Molti lo compilano a volte anche in maniera spiritosa, però tendenzialmente sono spesso dei verbi, delle frasi che sono estremamente piene di significato. Quando Carlo ha chiesto qual era il mio cartello, mi ha chiesto di scegliere un verbo, io ho dovuto valutare tutto il periodo della vita che stavo vivendo per poter dare una risposta, ed è stato qualcosa di estremamente forte, che sfido chiunque a pensare a un verbo che possa racchiudere la propria vita. Ci devi dire che verbo hai scelto. Io ho scelto cambiasi e ho compilato con ora o mai più, perché per me è un momento quando molto... Perché poi Carlo è un po' bastardello dentro, quando arriva con questo foglietto vuoto dice dai scrivi, ti coglie di sorpresa e tu non sai, tu secondo me io sfiderei anche lo Shakespeare moderno, non sai cosa scrivere in quell'istante, perché ti trovi davvero nudo davanti a lui in quel momento. È vero, è verissimo, giusto? È vero, infatti pensare che lui per anni, almeno 10 anni, è stato su quel ponte a distribuire i suoi cartellini ai passanti e a realizzare la sua opera, il suo collage. Vediamola, eccola qua, ce l'abbiamo ancora, abbiamo la foto storica. Esatto, la foto storica e il suo collage. Esatto, è lui. Che si può considerare un'installazione partecipativa che variava di giorno in giorno, perché lui andava a sovrapporre i cartellini man mano che i passanti li compilavano. In più so che ogni tanto venivano tirati via, certo, e quindi tu? Io li me lo hanno distrutto completamente 3 volte, primi momenti comprensibili di spiace, insomma, di imprecazioni, di rabbia, ma poi dico ma no, mi hanno fatto anche un favore. Mezz'ora, altri 90 su piccolini così di questo formato, ed è più bello di prima, anzi poi c'erano i writer che mi facevano le firme sotto, come dire ci siamo anche noi, quello che mi scriveva ho fregato gli adesivi in ufficio per fare il mio, ma cose, augurarsi il mal di pancia all'omino focaccina, delle cose. Abbiamo visto cosa si è formato all'installazione che ho fatto al Fringe Off Festival, abbracciarsi la pizza. Sono proprio parole in libertà. Un elemento comune dei suoi interventi artistici è che c'è sempre un po' di folla intorno alle sue installazioni, perché sono tutti molto curiosi di leggere quali sono i cartellini. E posso dire che non è per niente male una cosa del genere, perché insomma la città adesso una città caotica e frenetica come Milano, ma prescindere da qualsiasi città del mondo, secondo me anche a Casal Pusterlengo, salutiamo magari gli amici di Casal Pusterlengo, salutiamo, nessuno si ferma più a leggere niente. Esatto, tu li blocchi immediatamente. Li blocca, cioè uno non ce la fa non fermarsi, anche se ne fate 4 o 5 deve leggerle, non ce la fa. Certo, e sta avvenendo lo stesso con il ponte degli artisti, perché quando gli abitanti della zona e i negozianti hanno visto l'installazione, hanno voluto e pretendono i loro domandasi da compilare e attaccare infatti, vetrina. Poi è molto interessante, Marco, perché voi siete appunto una realtà online mondiale, perché comunque appunto grazie alla rete i confini saltano,
però volete comunque stare anche sul territorio. Esatto, esatto, vorremmo valorizzare proprio quelle che sono le idee italiane, le startup italiane che comunque non hanno, diciamo, da meno rispetto ad altre realtà internazionali. Noi ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta, si lavora tutti i giorni, siamo un gruppo di ragazzi che ci credono e andiamo avanti, perché comunque abbiamo tante persone che ci supportano sia dal lato artisti che dal lato diciamo clienti. Abbiamo lanciato da poco un nuovo servizio che tratta le opere personalizzate, quindi dipinti personalizzati, e quindi il cliente può scegliere un nostro artista, un'immagine che, a cui è particolarmente affezionato, e può realizzare qualcosa di nuovo per fare un regalo, semplicemente per arredare la propria casa. E lo facciamo tenendo in considerazione anche l'accessibilità e la possibilità per chiunque di raggiungere un pezzo d'arte che possa rimanergli nel cuore. Abbiamo avuto degli esempi di persone che hanno ricevuto il regalo un'opera d'arte che si sono proprio commosse, che si sono proprio commosse all'idea di avere un dipinto con qualcosa di estremamente significativo al suo interno. Questo è quello che facciamo e siamo veramente felici di farlo, è la nostra passione e l'abbiamo trasformata in un lavoro. Mi distrae, Carlo. Cioè, io sto ascoltando Marco che mi sta raccontando. Cosa vuoi tu? Noti che questo qua è... Buongiorno. Domanda, sì. Buongiorno, Carlo. Guardi che cosa c'è per... Allora, la puntata di oggi è finita. Io vi ringrazio per averci seguito. Accetto la sfida. Dammi il cartello. Ti prometto che entro sera... Va bene. Scriverà il proprio posto, va bene? Sì, lo posto su Instagram. Aspetta. Pennarello ce l'abbiamo, ce l'ho marrone, uguale, va bene, uguale. Sì. Va bene, entro sera adesso faccio un brainstorming con la redazione. Ragazzi, non si fa pausa pranzo oggi, dobbiamo trovare una soluzione a questo dilemma. Maledicono allora. Qual è il prossimo passaggio sul ponte, secondo te? Cosa bisogna fare? Cosa bisogna domandarsi davvero adesso per il futuro del ponte? Allora, tu mi chiedi che cosa devono fare chi di dovere o che cosa farò io? Tu. Allora, come detto, ripeto, domanda sia lecito, risponde sia cortesia. Se non ci sarà quantomeno entro un tempo accettabile, quantomeno una spiegazione, un progetto per l'immediato futuro, posso dare un consiglio a chi di dovere su come risponde? Un consiglio a chi dovrebbe rispondere? Sì. Dovrebbe rispondere secondo me con dei cartelli sul ponte. Perché no? Sarebbe rispondesi? Rispondesi? Quindi allora, consiglio municipale, so che ci seguono, perché lo so, sono candidati nei nostri Telega Awards. Sì. Rispondesi? Rispondesi dentro. Presidente Riniti, mettiamo sotto la risposta. Va bene. Sarebbe veramente un dialogo on the road di street art. Questa street art, come la chiamo io, maccheronica nel senso buono. Street art maccheronica? Maccheronica, sì. È un nostro... Non si ispira a quella d'oltreoceano, una street art italiana. So che tu hai fatto dei grandi studi, di tutto questo c'è un grande studio. Quando siamo conosciuti al Fringe siamo stati lì 40 minuti a parlare dell'origine, di come nascono i cartelli del vendersi. Sì. Cioè tu mi parlavi di robe che già secolo scorso c'erano delle... Per esempio io faccio delle ricerche, mi documento sempre su catalogo, su quello che trovo. Ho trovato un'affittasi in un'opera di Mimmo Rotella, il decollagista, del 1966, su un catalogo francese tra l'altro. Okay. E c'era su uno di questi manifesti strappati qualcuno aveva messo un'affittasi giallo, già fatto così. Già un'affittasi, proprio affittasi e basta. E c'era soltanto rivolgersi senza telefono. Come dire, nel 66, fai la riflessione, c'erano così pochi telefoni che c'era soltanto il rivolgersi. Adesso toglieremo anche te, metteremo profilo Instagram o Facebook. Mail. Il più modernizzato sarebbe la mail. Io sono un po' un disinformatico e viaggio ancora sul nostalgico. Invece che di informatico ne sa, sanno tanti, sono i ragazzi di Artupia. Chi mai sta seguendo è un artista, come funziona appunto? Come si può entrare a far parte della squadra e che tipo di arte però accettate? Ma entrare a far parte della squadra è molto semplice, è necessario andare sul nostro sito, sulla nostra applicazione Artupia, digitare l'area dove c'è il pulsante diventa artista, si clicca lì e c'è un piccolo, alcune informazioni da compilare giusto per identificare appunto l'artista. A quel punto c'è la possibilità di caricare le opere. Diciamo che noi non attuiamo selezioni, lasciamo che l'artista sia libero di inserire ciò che vuole, però attraverso appunto
il machine learning e l'intelligenza artificiale, andiamo a far combaciare le opere con gli interessi dei nostri clienti. Quindi facciamo in modo che il cliente che cerca le opere su Artupia riesca a trovare più velocemente ciò che gli può interessare in base appunto alle ricerche effettuate, ai like inseriti. Questo ci permette appunto di fare in modo che l'opera riesca a raggiungere più velocemente anche un potenziale acquirente o un potenziale comunque diciamo estimatore, una persona comunque che crede che quell'opera d'arte sia entrata in connessione con lui e che pubblico interessato. Che tipo di arte? Perché insomma, ormai è sempre più difficile, no? Perché insomma, una volta c'erano i quadri, poi c'erano le foto, eravamo fermi. Certo. Adesso ormai c'è qualunque cosa, certo. Nel senso che diventa. Cioè, l'arte contemporanea è già spassata quasi, nel senso che non è più così contemporanea, cioè c'è oltre. Certo. Invece ci sono comunque devono essere opere originali singole, come funziona? Allora, sono opere originali, prevalentemente dipinti e disegni. Okay. Poi successivamente estenderemo le sculture, probabilmente anche ad altre forme d'arte, però in questo momento ci occupiamo esclusivamente di dipinti e disegni. Questo è un passo successivo perché comunque siamo una realtà molto giovane, siamo partiti nel 2017, quindi dobbiamo ancora estenderci ad altre forme d'arte, perché prima vogliamo dare il massimo sui dipinti e sui disegni appunto. Siete a Milano voi, giusto? Sì, siamo a Milano, in Alzaia Naviglio Grande 4, è il nostro ufficio, chi vuol venire a trovarci può venire, è una bellissima corte che viene appunto chiamata Corte degli Artisti, quindi siamo proprio in tema. Le coordinate invece appunto su Instagram, Facebook, come vi troviamo? Sì, Instagram, basta digitare Artupia, okay. C'è una A verde che è il nostro logo, e lì trovate tutte le informazioni e anche gli artisti che andiamo a sponsorizzare sul nostro profilo Instagram e sui nostri profili Facebook. Facciamo anche degli articoli dove appunto raccontiamo le storie e l'arte dei nostri artisti. E poi appunto c'è l'app sia per iPhone, esatto, che Android. Ma sono... al momento solo iPhone, al momento solo iPhone. Ma sì, 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 perché... diciamo, gli artisti c'hanno l'iPhone, diciamo. È una questione proprio di gestione. Sono di parte in questo caso. Si sa. Chi mi conosce sa che sono di parte in questo caso. Carlo, dimmi. Allora, il ponte adesso è fondamentale, sì, nel tuo momento. Sì, è una delle cose che mi sta. Però non c'è solo quello, no? Nel senso, no. Cos'altro hai che bolle in pentola e cos'altro hai che. Beh, io voglio andare avanti ancora con questa sorta di. Sì, la parola è un po' inflazionata, di provocazione, tirando poi anche fuori, diciamo continuando ad operare altre parole, tra le quali ne potete vedere. Quale sarà la prossima? È una bella domanda. È una bella domanda. Non lo so, ma il bello è questo. Non lo so, quale potrà essere la prossima? Allora te lo ridò. Mi ridai domanda, questo? Sì, senso, ce lo chiediamo, no? Ci vorrebbe un prevedesi. Un prevedesi. Perché adesso ho un po' confondersi, cioè, l'idea. Ma in senso buono. Mi piacerebbe un bel colorasi. Colorasi piace anche a noi. Colorasi, uno slogan. Sia i colori, no ai rumori, quelli inutili. Che ne dici? Caro, direi che insomma, davvero, è sempre molto interessante. Per sempre fare con te. Di base una ribellione... come ha detto qualcuno, non cruenta, una ribellione che deve essere sempre molto. Beh, insomma, qui dentro ci sei tu. C'è poco da fare. Qui dentro in ogni parola. Sì. Sì, perché quando gli viene magari una parola, voi gliela proponete, lui gliela cambia leggermente, magari a volte, no? Perché vedi che c'è il suo, ci mette quel suo in più. Certo. E quindi è molto interessante questo appunto delle opere di Carlo. Fabio, ecco, hai toccato un argomento che mi permette adesso di spiegare. L'evoluzione di Cartellomania, sì, l'agenzia o anche la cartoleria dell'utopia, così, no? Mi ha portato negli anni a immaginarmi una città che ho voluto ribattezzare la città di Sant'Altrove. Perché a Sant'Altrove, mi chiederai? Avete sentito molto spesso da chi di dovere, sì, dire c'è un problema, tranquilli cittadini, lo spostiamo altrove. Ah, okay. C'è un'altra, guardate, lo trasferiremo altrove, quello lo mandiamo altrove. Allora mi sono... Che invece è molto vicino a un'altra, Luca Paladini, Sentinelli spesso interi, mi ricorda invece un modo di fare che è il benaltrismo. E poi dice, sì, ma c'è ben altro a cui occuparsi. C'è ben altro no, adesso non è importante quello, c'è ben altro su cui... Ottimo. Ok.
E quindi tu hai detto la città di Sant'Altrove, dove immagino questo luogo che esiste, diciamo, nella mia fantasia realmente. Ho anche, sto anche pensando di scrivere un piccolo libro, niente di pretenzioso. Città di Sant'Altrove. La città di Sant'Altrove, Panic in Sant'Altrove. Perché? Perché a Sant'Altrove a un certo punto c'è qualcuno che non ci sta più e comincia a riscrivere i cartelli immobiliari, un po' autobiografico, diciamo, mettendo in Sant'Altrove, diffondendo a Sant'Altrove quello che io già lo preordino su Amazon, va bene? Io già lo sto preordinando questo libro, va bene? Cioè, mi fa molto piacere. E propongo già a qualcuno di girarne poi un film, perché secondo me è qualcosa di, è una storia bellissima. Sì, abbiamo pensato lo stesso. Vedi? Sì. Poi il resto teniamo un po' di sorpresa, perché cosa succederà, come finirà, se finirà, che cosa, quali saranno lo sviluppo di questa cosa, piccola sorpresa. Non ti sei mai stufato di fare tutte queste parole? No, mi sono preoccupato di non stufare gli altri, ma vedo che non è così. Mi sono preoccupato di non stufare gli altri, di dire basta, basta, ma non è ancora il momento. Io dicevo di truffa, sì. Ma ancora di questo, il trascinatore. Purtroppo. È un po' trascinatore, lui, sì. Bello sarà il dì in cui questo cartello sarà solo inopportuno e non servirà a nessuno. Cioè vuol dire che non è un mondo che è... nella città nel mondo utopico che penso è migliorato, perché vuol dire che non va un'utopia sull'utopia praticamente, e intanto vado avanti, no, non mi sono stufato. Perfetto, va bene ragazzi, siamo arrivati in conclusione. Io prometto questa sera, promettesi questa sera lo faccio. Marco, grazie mille davvero, grazie a te, Fabio. Abbiamo messo anche coordinate comunque anche ad Artupia nei commenti alla diretta, così che se qualcuno interessato può andare ad approfondire la questione. Complimenti davvero, però insomma grazie mille. Posso dire, se poi è questo uno dei vostri artisti che proponete, che portate in giro, cioè, voglio conoscere anche gli altri a questo punto. Voglio conoscere anche gli altri, perché insomma sono tutti molto interessanti, certo, come dire, non fate selezione, ma si sono autoselezionati, mi sembra dire, molto probabilmente. Quindi benvenga davvero, complimenti ad Artupia per tutto il lavoro che fa, e caro, te complimenti perché davvero... Grazie. Se poi riesce a convincere, noi di Milano News, loro di Artupia, so quasi tutti i negozianti della zona sono straconvinti. Se riesce a convincere tutto quello, insomma, benissimo. Grazie mille, Carlo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie mille, Marco. Grazie a te. Noi ci vediamo presto. Ci vediamo magari a farci una passata sul ponte. Speriamo. Sì, certo. Vi aspettiamo. Vi aspetto. Andiamo a farci una passata sul ponte. Speriamo di siete benvenuti. Certo. Siete benvenuti, benvenuti. Perfetto. Un saluto anche a tutti i vostri telespettatori, a te, alla staff, alla redazione. Grazie mille davvero, grazie. Grazie ancora. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre torniamo domani alle 12.30 per una nuova puntata di Milano All News, qui insieme in diretta con voi. Grazie mille, arrivederci, a presto.